di discutere, sia pure rapidamente, in una prospettiva che appunto si inquadra nell'orizzonte del pensare altrimenti, di globalizzazione. Proviamo a pensare altrimenti la mondializzazione rispetto a come usualmente la concepiamo. Per essere celere e spero efficace nella trattazione, rovescerò il tema usualmente trattato in termini vuoi encomiastici, vuoi di legittimazione mediante la fatalizzazione, la globalizzazione irreversibile, come si dice, questo testo. Essenzialmente la globalizzazione potrebbe essere in primo luogo definita come globalitarismo, coniando una nuova parola. Il totalitarismo, che viene sempre predicato come se si fosse compiuto e realizzato in un passato definitivamente tramontato, forse continua a operare anche nel nostro presente, sotto mutati segni. Oggi il vero totalitarismo è quello del libero mercato concorrenziale, con libero consumo e libero costume, che sta letteralmente occupando lo spazio intero del mondo. Il libero mercato in fase di planetarizzazione, secondo la diagnosi epocale già al centro del manifesto del Partito Comunista di Carlo Marx e Federico Engels del 1848. La mondializzazione oggi di fatto non coincide con un irenico processo di estensione dei diritti alle aree del pianeta che ne sono ancora sprovviste. Non coincide con l'entusiasmante viaggio low cost garantito a tutti i popoli del pianeta. Non coincide con un processo di integrazione e unificazione sotto il segno della pace. Tutto il contrario. La mondializzazione segna l'occupazione, spesso in modi tutto fuorché idillici, di quelle parti del pianeta che ancora non sono state sussunte sotto il libero mercato, di marca capitalistica e di orientamento geopolitico atlantista. Potremmo dire in generale che la mondializzazione procede occupando ciò che ancora non è interno al libero mercato concorrenziale e, qualora incontri ostacoli, impedimenti e financo resistenze, torna a procedere manu militari mediante, per usare categorie orwelliane, bombardamenti etici, embarghi terapeutici, democrazia missilistica da sporto, interventismi umanitari, imperialismi etici e quant'altro. Sempre di nuovo, naturalmente, presentando e legittimando le aggressioni imperialistiche come se fossero in verità altrettante opere benefiche in nome ora dei diritti umani, ora della democrazia da asporto come tutte le altre merci. E questa è in sintesi la storia dal 1989 ad oggi, quando è iniziata l'ingloriosa quarta guerra mondiale, successiva alla terza, che fu la guerra fredda, quarta guerra mondiale che la monarchia dalla socratica del dollaro, Made in USA, ha dichiarato a tutte le potenze non ancora piegate al suo dominio e subito, una dopo l'altra, conquistate con le suddette pratiche dell'interventismo umanitario e del bombardamento etico. Quindi questo è il primo punto, un globalitarismo che include chi ancora non sia interno al paradigma del libero mercato e del libero consumo, o con gli hard powers dei bombardamenti etici, o con i soft powers delle Velvet Revolution, le rivoluzioni colorate come quella dell'Ucraina del 2014, come quella delle primavere arabe di qualche tempo fa, come quelle della Georgia e così via, se ne possono menzionare parecchie, tutte diverse si intende, ma tutte accomunate da questo procedere dove fintamente si liberano i popoli e segretamente si inglobano nel nuovo modello a libero mercato integrale, a concorrenza illimitata. Ecco perché, ricartografando ancora il reale, quindi pensando altrimenti, il globalitarismo, questa nuova forma di totalitarismo che ingloba e che a differenza delle precedenti forme di imperialismo non mira a occupare escludendo, ma mira invece a includere tutti i popoli del pianeta nel modello unico. Bene, questa forma di totalitarismo che propongo di chiamare globalitarismo può anche essere definita come una inglobalizzazione, non globalizzazione bensì inglobalizzazione. Il movimento tipico della globalizzazione, il procedere molto proprio della globalizzazione è quello di una inglobalizzazione, già che include e ingloba tutto ciò che ancora è estraneo rispetto ad essa.
utilizzando anche in questo caso sempre o gli hard powers o i soft powers, nei quali soft powers poi possiamo distinguere attentamente le rivoluzioni colorate, la manipolazione organizzata dell'opinione pubblica, i vettori culturali e simbolici di occupazione e di colonizzazione dell'immaginario, uno su tutti MTV che ha svolto un ruolo magistrale da questo punto di vista nella ortopedizzazione in senso liberal, mercatistico, cosmopolita, atlantista delle anime delle nuove generazioni. Ecco perché in quest'ottica la globalizzazione è una forma di inglobalizzazione. Procedo speditamente ricordandovi come suddetta globalizzazione sia anche una forma di anglobalizzazione, nella misura in cui la globalizzazione dei mercati procede in pari tempo scardinando e dissolvendo tutte le culture plurali e sottomettendole, sussumendole al modello unico che parla l'inglese dei mercati e che non conosce altra cultura se non la sottocultura del consumo di libero mercato e della mercificazione integrale del reale e del simbolo. La sola lingua consentita nel tempo della anglobalizzazione è l'inglese dei mercati, con annessa ridefinizione di tutte le culture come superstiti, come superflue, come tali da dover essere abbandonate, con l'attuazione all'adozione della lingua mercatistica dell'inglese non già di Shakespeare e di Wilde, ma dell'inglese dei mercati, che viene chiamato nella City a Londra Globish, proprio per distinguerlo dall'inglese di Shakespeare o più qua. Globish, una lingua asimbolica che serve solo come medium per lo scambio delle merci, essenzialmente. Globish dell'austerity e della spending review. Ecco, ancora la anglobalizzazione, il globalitarismo e l'inglobalizzazione procedono di conserva, lasciatemi dire con un altro gioco di parole, con la globalizzazione dell'intero pianeta. La contraddizione di classe post 1989, servo signore, dove il signore è composto da una ristretta elite finanziaria apolite, sradicata e sradicante, di magnati del big business, del competitivismo e della, potremmo dire, privatizzazione sans frontières, era in questi giorni peraltro una proposta di legge non passata per fortuna, che prevedeva la vendibilità a potenze straniere dei monumenti e del patrimonio nazionale italiano, per dirvi quanto siano attuali le questioni di cui stiamo qui ragionando. Ebbene, questa dinamica della globalizzazione prevede che vi sia una classe dominante composta da un'elite finanziaria post-borghese e post-proletaria che domina il mondo e che agisce desovranizzando e spoliticizzando l'economia, rimuovendo i diritti fondamentali del lavoro, imponendo il mercato unico concorrenziale. In basso la classe dominata è composta invece dal vecchio ceto lavoratore, proletariato, e dal vecchio ceto medio, la borghesia, anch'essa oggi precipitata nell'abisso in quella classe che vorrei definire precariato, composta dalla inedita sintesi magmatica, per la verità, tra il vecchio proletariato e la vecchia borghesia, che sono la classe dominata. Oggi acquista la classe dominante portando via tutto a colpi di riforme, la riforma del lavoro, dell'istruzione, a colpi di truffe legalizzate, usurocratiche del sistema bancario. La crisi del 2007 è stato questo, il bail-in in Italia è stato questo e così via. Ecco, in questo scenario la globalizzazione non fa altro che estendere questo modello sempre più polarizzato tra i primi e gli ultimi, dove i primi sono sempre meno e hanno sempre di più, e gli ultimi sono sempre di più e hanno sempre meno, e sono sempre più simili al precariato, non al proletariato di Marx, classe rivendicativa, positiva e cosciente, ben raffigurata dal quarto stato di Pellizza da Volterino, ma sono sempre più simili alla plebe di cui diceva Hegel, la classe degli esclusi e dei senza coscienza, che non hanno consapevolezza di sé, che subiscono le aggressioni in maniera passiva da parte del polo dominante. Ecco, questa nuova classe che subisce il precariato, che è precarizzata non solo nei contratti di lavoro, il contratto precario, ma anche negli stili di vita, già che il capitalismo flessibile dissolve l'eticità che, come ci ricorda Hegel, è l'elemento dello stabile, della stabilità sentimentale, la famiglia,
politica, la cittadinanza degli stati sovrani e ancora la stabilità lavorativa, la professione, la corporazione. Bene, la globalizzazione come globalizzazione produce una polarizzazione sempre crescente, ce lo ricordano ogni giorno gli economisti, che il capitalismo non fa rima con democrazia, che anzi il capitalismo di nuova fase ha come parola chiave la disuguaglianza, si leggono Stiglitz e i grandi economisti del nostro tempo. Ebbene, in questo scenario il mondo si sta globalizzando. Il modello di globalizzazione riproduce questa pauperizzazione sempre crescente che fa sì che vengano deliberatamente messi in competitività fra loro i lavoratori italiani, francesi, spagnoli e tedeschi, ancora protetti da una pur scarsa serie di diritti sociali corrispondenti ad altrettante conquiste salariali e battaglie sociali, con una sterminata moltitudine di lavoratori in giro per il mondo, in Bangladesh, in India, che privi di ogni diritto e di ogni protezione esercitano evidentemente un competitivismo al ribasso e fanno sì che anche i lavoratori d'Europa ancora protetti debbano liberarsi di quei diritti per essere meglio competitivi. Questa è la globalizzazione che naturalmente il polo dominante dell'elite sempre vi magnificherà e vi indurrà ad amare. Le sfide della globalizzazione, il mondo global è il mondo migliore che ci sia, ma che invece per il 99% della popolazione mondiale evidentemente una sciagura e una sventura incommensurabile, nella misura in cui indicano già la crescita dei diritti ma la loro sottrazione, non già il miglioramento delle prospettive di vita, bensì l'abbassamento delle prospettive di vita. Gli unici a trarre beneficio dalla mondializzazione sono i signori dell'elite apolide finanziaria di cui prima dicevo, i quali ovviamente possono meglio competere, delocalizzare, spostare, far prevalere il dogma della libera circolazione delle merci e delle persone, prima le merci scritte e le persone trattate alla stregua, i medici si leggano i processi dell'odierna immigrazione con riduzione degli esseri umani a merci circolanti sul mercato del lavoro e svolgenti la medesima funzione della delocalizzazione delle imprese, no? Il capitale si giova oggi nella sua dinamica di globalizzazione della delocalizzazione per un verso, sposta la produzione ove in assenza di diritti convenga produrre, o tramite l'immigrazione di massa, cioè attirando centinaia di migliaia di esseri umani a sfruttare a costi più bassi, caporalato, contratti inqualificabili proposti agli arrivati, no? E in questo modo esercita concorrenza al ribasso su chi invece era abituato ad altre forme contrattuali. Questo è il programma, l'agenda, sono questi i desiderati dell'elite competitivista che produce appunto la globalizzazione dell'intero pianeta. E quindi la globalizzazione, lasciatemi dire in conclusione, produce proprio nella misura in cui globalizza il mondo intero una nuova forma di globale elitarismo. È global elitaria la globalizzazione, perché appunto sempre più accentra il potere in un'elite sovranazionale che dall'alto, potremmo dire così, governa questi processi di delocalizzazione infelice e di immigrazione di massa dei popoli, traendone essa soltanto i benefici e tuttavia grazie al contributo prezioso del mondo intellettuale inducendo, proprio come nella caverna di Platone, gli schiavi ad amare le proprie catene. Che se vi metteste a discutere con persone di ogni collocazione, ma comunque bene o male appartenenti non a quelle elite finanziarie apolide, anziché contrastare l'idea della mondializzazione, l'accedente a quello per le chance che offre, citando magari i viaggi low cost e le altre mille forme seducenti della mondializzazione, e senza mai invece menzionare ciò che in realtà andrebbe menzionato, cioè il conflitto di classe che la globalizzazione quotidianamente riproduce, intensivi, che porta a livelli mai sperimentati.